Io voglio vivere una volta sola. Brava Giulia, brava Giulia. Chi è Benny Musillami? Benny Musillami, un cittadino di Marsala, sono un architetto, ho lavorato, lavoro da 10 anni nella mia città, ho fatto parte della commissione edilizia comunale per 4 anni e sono semplicemente una persona che ha una gran voglia di lavorare per la città. Sono fiero della delega che mi è stata data da parte del sindaco Adamo, una delega molto importante, le infrastrutture sono importantissime, c'è tanto da lavorare. Il piano regolatore generale è un'emergenza primaria per la nostra città, perché il degrado di Marsala deriva anche dal fatto di non avere uno strumento regolatore pianificatorio moderno ed efficace, quindi dobbiamo vederlo anche insieme agli ordini professionali, ma va approvato immediatamente. Ci sono tantissime altre cose da fare, ci sono tutti gli immobili comunali che versano in uno stato di abbandono totale, parlo di Villa Genna, parlo di Villa Damiani, della Colmata o del Lungomare, che in ogni caso Marsala, noi sappiamo perfettamente, ha avuto un rapporto sempre difficile con il mare e ci siamo chiusi verso una risorsa che in realtà dovrebbe essere la cosa fondamentale per tutti i cittadini. Tantissime sono le cose da fare, io chiedo, approfitto di questo spazio, sono emozionato perché non ho mai fatto interviste, approfitto di questo spazio per fare un appello a tutti i colleghi, architetti, ingegneri e addetti al settore soprattutto, che abbiamo bisogno di lavorare tutti, abbiamo bisogno di fare un parco progetti esecutivo per prendere i soldi che ci spettano di diritto dalla comunità europea. È una cosa importante, questi soldi ci sono e dobbiamo prenderli, dobbiamo avere progetti pronti, esecutivi, mandarli alla regione. Per fortuna il progetto di Giulia è un progetto basato con orgoglio sulla politica, sulla buona politica, quindi sono sicuro che gli interlocutori al governo regionale, al governo nazionale, politici, sapranno accontentarci, sapranno approvare i nostri progetti e noi sapremo reperire i fondi che ci servono per far rinascere Marsala. Assessore, si riconosce nelle deleghe attribuite agli... Guardi, credo che sia l'unica cosa che riesco a fare bene, spero di poterle fare per bene, accetto le critiche da parte di tutti e l'aiuto da parte di tutti. Qual è l'apporto che intende portare avanti per la città di Marsala nell'ambito di questa giunta? Guardi, la città di Marsala, come ho già detto, ci sono tantissime cose da fare. Una delle cose che mi viene immediatamente in mente è quella del decoro urbano. Marsala deve diventare il fiore all'occhiello della provincia e della Sicilia tutta, bastano dei piccoli accorgimenti e possiamo fare diventare il centro storico e i quartieri dei gioielli. Dei gioielli all'occhio di noi cittadini e all'occhio del turista, questa è una cosa importantissima. Assessore, mi permetta, si parla di anni di una nuova circonvallazione e dell'interramento della linea ferrata che mortifica il traffico marsalese. Sì, è vero, la nuova circonvallazione è prevista nel nuovo piano regolatore. Il nuovo piano regolatore è stato redatto dall'architetto Tosi e dall'architetto Macario, lo abbiamo visto in commissione edilizia insieme al dirigente Gianfranco D'Orazio e al vaglio del Consiglio Comunale, e prevede un sistema di infrastrutture molto efficiente, tra cui una nuova circonvallazione. Per quanto riguarda l'interramento della ferrovia, anche lì ci sono dei progetti che sono stati affrontati dall'Ufficio Territorio Ambiente, sono stati affrontati dal Piano Strategico di Marsala, che è uno strumento che verrà adesso dato al Comune da parte degli organi, da parte di chi lo ha steso, è un ottimo lavoro e noi ne prenderemo atto. Speriamo di riuscire a fare tutte queste cose.